La polizia di Biella ha arrestato due biellesi di 27 e 52 anni per l'accusa di rapina in concorso. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, i due si sarebbero presentati in un centro estetico nel quartiere San Paolo di Biella. Il più giovane, dopo essersi presentato come un finanziere, avrebbe chiesto alla giovane massaggiatrice di origini asiatiche il documento o comunque un permesso di soggiorno. Stratagemma questo per poter ottenere una prestazione gratuita. Ma la titolare, insospettita, avrebbe chiesto di poter esaminare il tesserino. A quel punto il 52enne, probabilmente capito che lo stratagemma stava sfumando, è uscito dal locale, mentre il più giovane, dopo aver innescato una violenta discussione, si sarebbe impadronito di un borsello accanto alla cassa con del denaro e si sarebbe dato alla fuga. I due soggetti sono stati fermati poco dopo dalla polizia e il GIP ha convalidato gli arresti. Per il più giovane il giudice ha deciso la misura dei domiciliari, mentre per il 52enne l'obbligo di firma giornaliero alla polizia giudiziaria.